Sì, sono le ultime sei gare che ci consentiranno, ci consentono, insomma, di far ricredere tutti, insomma, su di noi. Quindi sta solo a noi in queste sei gare dimostrare quello che poi abbiamo sempre, quasi sempre dimostrato sul campo. Quindi grande attaccamento, grande voglia di fare comunque risultato su tutti i campi. Ci sono state delle battute a vuoto che possono capitare, ma che naturalmente non sono volute. E quindi, come ho detto anche ai ragazzi, il calcio è questo, bisogna sempre dimostrare partita dopo partita, e quindi sta solo a noi in queste ultime sei gare far ricredere tutti, soprattutto sulla nostra integrità morale, credo sia la cosa più importante. Ma è normale che questo tipo di prestazioni qualcosina possono lasciare, quindi però è indubbio che noi dobbiamo incanalarla nella maniera positiva, quindi tradurla in rabbia agonistica, tradurla in una prestazione superlativa che spazzi via qualsiasi dubbio, ripeto, su tutti. Quindi i ragazzi hanno la possibilità, perché il calcio è bello anche per questo, la settimana successiva di rifarsi, di poter riprendere comunque il cammino, la marcia e le prestazioni che comunque avevamo fatto fino alla settimana scorsa. È normale che non sarà facile né per il momento che viviamo, ma soprattutto anche per l'avversario affamato di punti che verrà qui abbastanza abbottonato e quindi cercando poi in ripartenza di metterci in grande difficoltà. Però solo domani potremo vedere cosa ha lasciato in eredità la partita di Varese. Ma in un campionato così lungo, così logoro, così stressante, soprattutto nei momenti topici, nei momenti cruciali, ci sta che le pressioni si sentano. Abbiamo visto anche, insomma, mercoledì tra Monaco e Juventus, cioè quando sei costretta a vincere o comunque a fare risultato quando sei sempre, quando sei favorita per forza, che non sai di non poter sbagliare, è normale, le pressioni salgono e tutte le sentono queste pressioni. Vabbè, se le sentono le grandi squadre, figuriamoci una squadra come l'Avellino, però questo non è né una giustificazione né una scusante né un alibi, sono situazioni dove magari qualcuno, più di qualcuno, possa sentire il peso di questa responsabilità e dare l'impressione di non dare il meglio di se stesso. No, non ho fatto nessuna autocritica, nel senso che ho impostato la partita come andava impostata, è stata giocata come doveva essere giocata, è normale che le prestazioni, la prestazione non è stata come l'avevo immaginata, ma non ho niente da rimproverarmi. Ho fatto quello che andava fatto, rifarei tutto quello che ho fatto e è mancata la prestazione della squadra. Stop, quindi non c'è nessun correttivo da apportare. La chiave della partita è, come sempre, l'abbiamo preparata come abbiamo fatto in questi 3 anni, curando i minimi particolari, tutti gli aspetti tecnici, tattici, caratteristiche dell'avversario, quelle che sono le qualità di questa squadra, ma soprattutto pensando a noi, quindi fare noi la gara, sappiamo che dobbiamo fare la gara dall'inizio alla fine e quindi cercando di mettere quei giocatori giusti nella miglior condizione in questo momento che hanno, e quindi lo so solo io chi è al meglio fisicamente, psicologicamente, quindi nessun altro, so solo io, quindi la strategia è in base a queste valutazioni e poi è il campo che parla, dopo è tutto più facile. No, ma sono bene, Chiosa l'ho tenuto a riposo perché aveva fatto 90 minuti mercoledì con la nazionale di Serie B ed avevo un flessore affaticato, quindi avevo visto molto bene Vergara nelle 2 settimane che si era allenato con noi e poi è andato un po' in fatica e ho dovuto sostituirlo. Tutto là. Arini ha sempre fatto buone prestazioni, giocatore sempre in palla, comunque dal punto di vista tattico, dal punto di vista della combattività e della volontà non è mai venuto meno, soprattutto in questo girone di ritorno, quindi è un giocatore per noi importante. In gara non fare un certo tipo di prestazione, poi il risultato lo vediamo alla fine, è quasi sempre la conseguenza della prestazione, però
Abbiamo più volte, io già subito dopo la gara e i ragazzi in settimana, abbiamo chiesto scusa ai tifosi che hanno avuto un weekend di grandissimo sacrificio, di grandissimo disagio e avrebbero meritato una prestazione diversa. Questo lo sappiamo e quindi da domani, e soprattutto come ho detto all'inizio, in queste 6 gare dobbiamo essere capaci e bravi a far cambiare idea su tutto, insomma, i fiumi di inchiostro che immagino siano stati spesi questa settimana. Ma è normale che cambia, perché io valuto tutto sempre in continuazione, il calcio è in continua evoluzione, non quello che hai fatto un minuto fa, già un minuto dopo è messo in discussione, in un modo o nell'altro. Poi sono talmente le valutazioni che un allenatore deve fare su tanti aspetti, quindi se ho insistito anche consapevole della non ottimale condizione psicofisica di Castaldo, perché lo reputo un giocatore comunque che ha dato tanto e darà tanto da qua alla fine e che è anche una guida per i propri compagni. Poi ormai ci sono dei momenti dove devi anche salvaguardare il giocatore e nello stesso tempo salvaguardare il gruppo. Domani scendono sia per modulo che per strategia gli uomini che reputo i migliori per condizione fisica e mentale, perché è una partita particolare e molto delicata. Poi pensiamo alle prossime.